Facciamo questa occupazione perché fermiamo tutte le merci, perché Nestlé ha deciso di riportare all'interno dello stabilimento Perugina tutta la lavorazione. Quando noi siamo 22 anni che gli diamo i servizi, rispettando sempre le loro ordini, e sempre con qualità, abbiamo rispettato sempre le loro commesse, e ora ci vogliono tagliare fuori perché vogliono riportare all'interno della Perugina la lavorazione, quando sappiamo che all'interno della Perugina non lo possono fare questo lavoro che facciamo qua. Questo stabilimento nei picchi ha occupato fino a 240 donne, sempre stagionali. Dunque, nel 2009 siamo rimaste in 90, abbiamo lavorato in 90 e poi dal 2010-2011 ecco, siamo rimaste in 45 circa. E questa cosa per la zona del Trasimeno è drammatica veramente, perché questo è l'unico lavoro legale con contratto nazionale completamente rispettato che ha dato dignità veramente a noi donne. Ma è stato in questi anni questa azienda ha rappresentato veramente una, come posso dire, emancipazione per le donne. C'è molta gente che non riesce nemmeno a prendere la disoccupazione dei requisiti ridotti perché non ha fatto 3 mesi, per cui siamo donne senza stipendio a questo punto, perché non abbiamo più niente. E per la famiglia questo vuol dire che chi c'ha da pagare mutui oppure aiuta i figli, questo qui siamo rimasti senza niente. E purtroppo devo dire che una multinazionale sta portando alla fame in un territorio dove non c'è niente, sta portando alla fame 50 famiglie, anche se la cosa è dura da dire, però la realtà è questa. Da ieri le lavoratrici di Euroservice insieme alla FLAI CGL, ma tutta la CGL, sono in presidio permanente per bloccare le merci in entrata e in uscita verso Nestlé. Il presidio durerà e lo terremo per tenere alto il livello di attenzione nei confronti di Nestlé e di Euroservice, che hanno l'obbligo di darci delle risposte per garantire l'occupazione di queste lavoratrici. La FLAI e la CGL vuole compiere il suo lavoro, quello di tutelare l'occupazione di circa 50 donne, tutte stagionali, ma che tramite l'occupazione che avevano qui ad Euroservice riuscivano a avere salario e quindi sostentamento. Il presidio durerà anche fino a quando la Regione non convocherà il tavolo, perché noi abbiamo chiesto all'assessore di convocare le parti e lì intorno a quel tavolo tutti i soggetti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Dobbiamo dire che l'assessore ci ha garantito la disponibilità di convocare nelle prossime ore il tavolo, solo in quel momento decideremo se le risposte che verranno saranno per noi soddisfacenti, che vuol dire garanzie per l'occupazione, scioglieremo il presidio.